prima di tutto, non vi eccitate. In secondo luogo, auguri! Esattamente 6 anni fa, un allora dodicenne pulcino di nome Scott fondava insieme ai suoi amici, conosciuti sul forum Nintendo, all'epoca presto di chiusura, una community su Super Mario, oggi conosciuta come Mario Caso. Ma ciancio le bande, accingiamoci a parlare di... Eh no! È la quarta volta che me la fai fare! Che è stato? Ok, questo fa paura. Come dicevo, oggi parliamo di Keystone Full Moon Island, una clone di Super Mario World molto conosciuta e lodata. Se siete amanti dell'acme di Super Mario World, è probabile che la conosciate anche voi. Ma perché ho scelto di parlarvi proprio di questo oggi? Perché il creatore di questa hack è niente poco di meno che il sopracitato Storm. Prima di iniziare, una premessa. Questa non è esattamente una recensione, ma più che altro una mia opinione personale molto soggettiva. Sinceramente non intendo per nulla di hacking di Super Mario World, e ho giocato a questa hack con questo, un controller con un D-pad così sensibile da avermi provocato una miriade di scatti d'ira. Va bene, ciancio alle bande e cominciamo a vedere questo masterpiece dell'hacking italiano. Il gioco inizia con Mario che scopre un tubo warp nero, ci si infila dentro e si ritrova sull'omonima isola dal titolo. Un incipit molto semplice, ma perlomeno più originale di Bowser rapisce la principessa e Mario deve salvarla. Sbarazziamoci subito degli aspetti più semplici. Graficamente appare sin da subito più dettagliato rispetto all'originale. Adoro questo stile, non fa altro che migliorare ciò che andava già bene prima, senza storpiare nulla e proporci quindi obiettivi tipo questo. Questo sì che è un crimine. Non c'è davvero nulla che non vada sotto questo aspetto. Cambiando argomento, la colonna sonora è un mix tra le tracce presenti in Super Mario World e altre rippate da altri giochi. Sono comunque sempre appropriate al contesto. Guardate, anzi, sentite qui. Non vi sembra che Forest Maze sia davvero azzeccata in questo caso? Ma parliamo di ciò che davvero ci dovrebbe interessare di una Chrome di Super Mario World, ovvero il level design. Qui il discorso diventa abbastanza intricato. Il primo impatto è sconvolgente. I primi livelli non sono tra i più curati della hack e contengono spesso bivi e trappole per principianti, che rendono il tutto più frustrante all'inizio. Facciamo un esempio. Ecco, devo prendere la molla a sinistra, poi tornare indietro, andare a destra e utilizzarla per superare il vicolo cieco. Porco due! Però, man mano che si va avanti, questi, chiamiamoli errori, diminuiscono gradualmente, facendo diventare sempre più scorrevoli e piacevoli da giocare i livelli. Tutto ciò è facilmente spiegabile. I vari livelli sono stati disegnati con tempistiche molto differenti tra loro. Avanzando nello sviluppo, il creatore diventava sempre più esperto, riuscendo così a regalarci livelli che diventano sempre migliori man mano che si va avanti, e direi che è anche abbastanza comprensibile. In ogni caso offrono sempre un'ottima giocabilità e il gioco non è mai né troppo avaro né troppo generoso con monete, vite e power-up di ogni sorta. Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, offre un livello di difficoltà ben ponderato, che quindi permette al gioco di essere affrontato da più o meno tutti. Inoltre a volte questa hack riesce a regalarci chicche niente male. Bene, io mi fermo qui. Se vi è incuriosito e volete provare questa hack, trovate il link nella descrizione. Se invece vi interessate all'hacking di Super Mario World, passate da Super Hacking World sul nostro sito. Inoltre vi informo che sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Vanilla Contest, che consiste nel creare un livello di Super Mario World con le sole risorse di base. Se invece volete apprendere questa nobile arte, date un'occhiata al video tutorial di Red and Green. Io vi lascio qui. Alla prossima! Sono stato io. Buona.